Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano. Quest'oggi giocheremo a Time Rifters. È un gioco in cui praticamente il nostro scopo è distruggere tutti i cubi presenti in un livello, e per farlo abbiamo il supporto di 4 persone in tutto. Noi e di nuovo noi. Esatto, perché tutte e quattro le persone che vedete qui siamo noi. Ovvero noi giochiamo ogni personaggio e le azioni che facciamo vengono salvate, e quando giochiamo il personaggio successivo vengono aggiunte a quelle che sono le nostre azioni iniziali. E come vedete il gioco offre diverse armi a disposizione, sono 6 in tutto, e io uso in genere il Flak Cannon, il Plasma Beam, il Partisan Ball e lo Spread Rifle, e il lanciarazzi non mi piace tanto e neanche la pistola mi piace tutto questo granché. Quindi prendiamo subito la Partisan Ball perché è un'ottima arma. Si possono comprare anche dei potenziamenti per l'arma, ma questo più in là quando inizieremo a sbloccare i primi gold. Ok, qual è lo scopo del gioco? Distruggere tutti questi quadratini. Noi ora li aspettiamo. Abbiamo un'arma che ha, anche senza grossi potenziamenti, un ottimo danno, quindi questo ci aiuta non poco a distruggere i quadratini in fretta, anche quelli che sono più ostici come per l'appunto questo. Questo è fatto. Ho distrutto quelli più ostici e qui passiamo a quelli centrali e a quelli sulla sinistra, scusatemi. Tutto quello che io non sto facendo ora praticamente dovrà essere fatto dagli altri me nelle partite appunto successive. Qui facciamo questo svuotaggio, facciamo fuori anche qualcuno di quelli centrali per ottenere qualche gold aggiuntivo, e poi prendiamo il nostro prossimo personaggio. Al nostro prossimo personaggio dobbiamo scegliere anche lui un'arma, però abbiamo dei gold da prima e in questo modo la nostra arma la possiamo già potenziare. In questo caso ho scelto di potenziarla con l'acido e di fargli fare più colpi per sparo in modo da renderla più efficace. Come abbiamo visto già, questi quadratini qui sopra li abbiamo distrutti con l'altro, quindi li lascio stare per evitare che i gold diventino più difficili da recuperare facilmente, e mi concentro su questo lato qui, ovvero l'altro lato da cui non abbiamo fatto prima distrutto le robe. Come vedete ho preso anche il potenziamento d'acido che fa danno nel tempo dopo aver colpito, che mi aiuta parecchio a distruggere soprattutto questi qua che sono un pochino più grossi rispetto ai normalissimi cubi. Come potete vedere in realtà poi li distruggo comunque molti da me con il primo personaggio. E poi facciamo questo, ovvero sparare per distruggere i quadretti che vanno dagli altri lati. Ok, però siamo riusciti a finire il livello in anticipo, ovvero usando meno personaggi di quelli che abbiamo a nostra disposizione. I personaggi sono in qualunque caso sempre e comunque 4. Noi siamo riusciti a farcela questa volta con soli 2 personaggi e quindi abbiamo ricevuto dei gold bonus. Andiamo avanti nel secondo livello, nella seconda arena, e abbiamo di nuovo il nostro primo personaggio a cui possiamo spendere già qualche potenziamento e poi andare subito nell'arena. In questa arena abbiamo dei ragnetti che cercano di scappare, eccoli qui. Io distruggo con quest'arma il corpo principale perché è appunto quello che ha più concentrazione di quadretti, e con quest'arma lo facciamo fuori abbastanza in fretta. Le zampe poi le lascio agli altri personaggi. Andiamo a recuperare l'altro ragnetto che esce da qui. Semplice semplice. Il gioco richiede praticamente il pensare bene a quali armi si decide di usare e a come utilizzarle, e
Bisogna ricordarsi anche cosa si è già distrutto e cosa no, in modo da appunto poter concentrare il fuoco su quello che ancora va distrutto. E questo qui è praticamente il gioco, come potete vedere. Semplicemente distruggere tutti i cubetti, o se non è possibile distruggerli tutti. Se non è possibile distruggerli tutti, perlomeno distruggerne quanti più possibile. Ok, potenziamo un altro po' questo fucile. Non è proprio il più adatto effettivamente anche questo qui a concentrarsi sulle zampe, però può concentrarsi un po' sul danno in generale, come potete vedere, grazie sia all'acido sia all'enorme numero di colpi che è possibile tirar fuori. Possiamo fare veramente un bel po' di danni. Non è fuggito nemmeno un cubetto, buono, direi, decisamente buono. E concentriamoci sulle zampette anche di questo qui, prima su quelle della sinistra e poi su quelle a destra. Penso che qui fugga qualche cubo, onestamente. Infatti, almeno uno è fuggito. Infatti, giusto uno poi. Quindi prendiamo il nostro terzo personaggio. E la prossima arma che scegliamo sarà il Plasma Beam. Sempre io sono un amante del potenziamento dell'acido. E col Plasma Beam pure del potenziare la penetrazione. Perché comunque il Plasma Beam è un'ottima arma per dare del danno, soprattutto con il potenziamento poi del danno ad area, che permette veramente di fare molto. Questo qui in realtà sappiamo già che verrà distrutto tutto quanto dai nostri primi due, quindi noi gli diamo principalmente una mano e ne raccogliamo principalmente i gold sparsi in giro. Come vedete, distrutto. Dobbiamo occuparci più che altro dell'altro, perché ne rimane un cubo e non ho idea di quale sia quel cubo. Mi pare che fosse una zampetta di dietro, però non so dire quale, se di sinistra o di destra. In ogni caso noi le distruggiamo tutte quante, così evitiamo problemi. Penso sia stata o tu o una tua simile. Siamo riusciti a distruggerlo tutto? Sì, siamo riusciti a distruggerlo tutto. Altro bonus, minore rispetto a prima perché ora abbiamo usato un personaggio in più, e possiamo proseguire al livello successivo. Ok, come vedete ritorniamo con il primo personaggio con la sua prima arma e potenziamo un pochino quello che è la sua arma e svolgiamo questo livello. In questo livello il nostro obiettivo è distruggere quanti più di questi cosi qui possiamo, come al solito direi. In questo caso però, come vedete, escono da un tubo e rimangono poi fissi, quindi è anche più abbastanza più semplice poi da svolgere rispetto come meccanica rispetto ad altri livelli in cui si muove tutto quanto. Riesco a fare tutte e due? No, non l'ho potenziato abbastanza, però riesco a aprire la porta abbastanza in fretta. Mi sto occupando di tutto quello che è la sinistra io in questo modo di tutto il livello. Non abbiamo molto tempo, abbiamo solo altri 4 secondi. Non so se riesco a distruggere tutto. Sì, ho distrutto tutto quanto quello che era la sinistra, così i successivi personaggi possono preoccuparsi di quello che infine rimane a destra. Allora, in questo livello questo qui è un bonus che mi fa comodo. Iniziamo a sbloccare le cose e a sparare. Allora, l'idea di questo gioco, come potete aver già capito da voi, è un'idea che mi è piaciuta tantissimo appena l'ho visto, anche perché il gioco che cercavo io era comunque un gioco che aveva delle meccaniche particolari, quindi non sono un pochino un amante di questi giochi un po' strani, lo ammetto.
E ricordo anche che ci sono tantissimi livelli creati dagli utenti che sono trovabili nel workshop di Steam, quindi comunque se avete del tempo dategli un'occhiata, perché si trovano davvero delle bellissime chicche, dei bellissimi livelli, delle cose abbastanza belle che a me piacciono, quindi sicuramente ne vale la pena. Sono anche gratuite quei livelli aggiuntivi, visto che sono appunto dello Steam Workshop e sono quindi non sono DLC di sorta o qualcosa di simili. Bene, siamo riusciti a completare il livello con due personaggi. Posso dire una cosa? Sto davvero dando il meglio di me in questo video, perché in genere mi fermo a finire i livelli con tre personaggi. E passiamo al livello successivo. Ok, continuiamo a potenziare la nostra arma. Come vedete ora è decisamente più grande. Ok, questo qui è un livello in cui bisogna praticamente distruggere ogni cosa, come al solito. In questo livello le cose non si muovono, quindi bene o male uno sa molto facilmente cosa ha già distrutto. In questo caso sto distruggendo tutto il lato destro. Con quest'arma poi viene anche abbastanza semplice. Sì, ho distrutto tutto il lato destro tranne quest'albero, che sono riuscito a distruggerlo prima della fine del tempo. Ok, abbiamo lo spread rifle, che non posso comprare però niente perché non ho abbastanza soldi, e mi occuperò di quello che è infine questa staccionata qui, questa struttura qui dietro, quest'albero e, se riesco, tutti gli alberi che ci sono dietro. Non credo di riuscire a finire il livello in tempo. Oh sì! Ok, abbiamo finito anche questo livello in due soli personaggi. Sono sicuro che qualcuno di voi riuscirà a finire molti livelli anche con un solo personaggio. Io mi sto sorprendendo di riuscire a farcelo con due. E possiamo proseguire all'ultimo livello, il livello del boss tra virgolette, perché in realtà, non essendoci un vero e proprio combattimento ma solo una distruzione da parte nostra, di vero e proprio boss non si può parlare. Ok, iniziamo a distruggere questi cubi che vengono da questo lato. Ok, poi vengono pure quelli bianchi. E qui si iniziano a vedere dei cubi un po' più difficili da distruggere. Questi qui gold sono cubi che hanno bisogno di decisamente più danno per essere distrutti, però ovviamente danno delle ricompense maggiori. Grazie all'acido credo di averli distrutti entrambi, però non ne sono totalmente sicuro. Poi c'è il boss in sé, il boss tra virgolette sempre, che è appunto questo enorme granchio che con quest'arma riusciamo a sistemare abbastanza in fretta, come potete vedere. I cubi principalmente che ci siamo lasciati sfuggire sono all'inizio, penso, quindi dovremmo riuscire a sistemare anche il boss abbastanza in fretta. Ok, spread rifle e potenziamolo. Allora, questo non ci serve, il piercing in questo livello. Lo spread ci fa comodo, il focus pure, perché ci permette di concentrare appunto molti proiettili in un'area più piccola, e in questo caso come vedete riescono a fare davvero tanti danni. Ok, questo è fatto. Poi c'è il serpente che viene uno di là e uno di qua. Noi ci occupiamo di questo di qua. Occupiamoci dei cubi d'oro. Non ne vedo uno di cubo d'oro. Però non ho capito cosa è riuscito ad andarsene. Se ne sono andati 25 cubi e non ho capito dove. Sono un idiota. I cubi bianchi. Non ho fatto i cubi bianchi. Ragazzi, mi raccomando, datemi dell'idiota pure voi, perché sennò non sono contento.
riuscito a far sfuggire i cubi bianchi perché me ne sono totalmente scordati. Ok, come vedete comunque tra una mappa e l'altra ogni 5 livelli non posso cambiare le armi, a parte sceglierne di nuove per personaggi che appunto non ho ancora utilizzato, e quindi comunque bisogna scegliere abbastanza con cura, non puoi sceglierle in base al singolo stage ma devi scegliere in base a quello che è un po' il totale. Questi sono sicuramente 25 cubi che mi sono lasciato sfuggire prima, infatti vedete qui tutti quanti, tutto quanto roba d'oro. Distruggiamo ogni cubo d'oro che vediamo perché i cubi d'oro sono appunto d'oro e rilasciano tanti soldini e tanti punti. Mi sto sorprendendo di me onestamente, perché in realtà questo qui non sono mai riuscito a completarlo al 100% di livello, probabilmente avendo avendo appunto voi che mi sostenevate e dicevate no non ce la farai, sono riuscito a superare questo livello al 100% e per di più usando solo i tre personaggi in tutti quanti i livelli, e sono riuscito a farcela, sì! Comunque ragazzi, questo è il gioco, io vi consiglio di provarlo, è su Steam e costa pochissimo, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un pollicione in su, se vi sono piaciuto io mettete un'iscrizione al canale, che così riceverete tantissimi video, e passate dalla pagina di Facebook dove potete contattarmi più facilmente, me ne accorgo più facilmente, e è utile soprattutto per quelle persone con cui non riesco a rispondere poi su YouTube per vari motivi di YouTube che non si capisce perché non si può rispondere a tutti, o anche per avere qualche notizia su di me se dovesse succedere qualcosa e non ho il tempo di fare un video per spiegare cosa sta succedendo, sicuramente la scriverei su YouTube e su Facebook. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirmi che mi fa tanto piacere, e a domani con il nostro prossimo video. Qui da Kister è tutto, ciao ciao.